9 novembre 2012, abbiamo appena consegnato, qui siamo in centro Kiev, abbiamo appena consegnato la gabbia alla Ryan, alla volontaria che tiene Ryan, perché lunedì Ryan parte con me. Quindi abbiamo portato la gabbia, ho visitato Ryan, sta bene, è bello artillo, e mentre portavamo la gabbia a Ryan ci ha chiamato dei volontari. Purtroppo dobbiamo correre in ospedale perché ci sono stati degli altri avvelenamenti, c'è un cane che sta morendo e l'abbiamo fatto portare subito in ospedale, adesso andiamo a vedere. E chiaramente loro ci hanno chiamato per sapere cosa dobbiamo fare, perché non hanno soldi, non sanno cosa fare, se lasciarlo in strada o meno, l'abbiamo fatto portare in ospedale. Quindi adesso andiamo in ospedale, andiamo a vedere come sta questo cane, non sappiamo quanti sono, e andiamo a pagare le cure in modo, vediamo di salvare anche questo. А для того, чтобы спасти животное, нужно любви недостаточно. Нужно финансовая поддержка, правда? К сожалению, финансовые поддержки нужно для того, чтобы... Allora, dopo mille peripezie siamo riusciti ad arrivare tra pullman, taxi che non arrivavano, insomma, ce l'abbiamo fatta arrivare in clinica. Naturalmente non è mai vicina, è sempre dall'altra parte della città, da dove siamo noi, dal punto dove siamo noi. Quindi io parlo sempre in plurale, perché chiaramente c'è Vlada, mia moglie, che mi assiste in tutta questa cosa, perché magari qualcuno pensa che parlo in doppia persona. E quindi siamo arrivati in clinica, adesso vi faccio vedere il randaggio che è stato portato qua. Allora, lui si chiama Boris, ha 7 anni, è un capobranco, e praticamente è stato avvelenato. I volontari le hanno trovato che perdeva sangue dalla bocca, pensavano alla puntura di una zecca. Invece ci hanno chiamato per chiederci cosa dovevano fare, abbiamo detto portatelo subito in ospedale, la prima cosa da fare. E fortunatamente, come al solito, abbiamo preso la decisione giusta, perché invece è avvelenato. Ha fatto 2 flebo, questa è la seconda flebo che fa. E una cosa che dovete notare è questa, che è molto importante. Come vedete, è un cane che è stato sterilizzato, quindi è stato avvelenato un cane che è stato sterilizzato dai volontari. E Boris sembra che stia un pochino meglio, e quindi lui è un capobranco. Gli altri randagi probabilmente non hanno mangiato quello che ha mangiato lui, probabilmente il capobranco magari dava fastidio a qualcuno ed è stato avvelenato. Si è ripreso ad avvelenare, chiaramente la volontaria non ci conosceva, quindi non sapeva che io mi occupavo di queste cose. Fortunatamente conosceva un'altra volontaria che ci ha chiamato subito, e quindi adesso vedremo di far guarire Boris. Abbiamo dato il portato subito in ospedale, come al solito si è rivelata una decisione vincente, perché era avvelenato, non era stato punto da una zecca. Quindi adesso Boris è tranquillo, ha vomitato sangue, ma sembra che stia meglio. Pian piano adesso si riprenderà e vedremo di farlo tornare insieme al suo branco appena possibile. Adesso resterà qui fino a domani, faranno altre flebo, lo terranno sotto controllo come ho chiesto, e vediamo domani, quindi un paio di giorni resterà qui in clinica. Come ho sempre detto, noi l'importante è prendere sempre delle decisioni subito. Io ho anche detto ai volontari comunque adesso di non perdersi, ma di chiamarci subito, perché di non pensare cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare, perché alla fine è questione di 2 minuti, 3 minuti, il cane potrebbe anche morire, potrebbe anche. Quindi Boris è un'altra vittima di questi avvelenamenti, lo lasciamo tranquillo e niente, adesso ci occuperemo di altre cose. Come vedete purtroppo quasi tutti i giorni bisogna correre, anche quando siamo in giro per altre cose, perché ho portato
la gabbietta Ryan, che la gabbietta con la quale verrà imbarcato sull'aereo lunedì mattina, e quindi da una cosa bella siamo andati a una cosa brutta. Purtroppo è così da 2 anni e mezzo e noi siamo preparati ormai a tutte queste cose. Bene. Grazie comunque sempre a quelli che donano e speriamo di riuscire a finire questo rifugio in modo da portare questi il più possibile tanti animali e cercare di evitare queste cose anche se ci saranno sempre. Ok, siamo usciti dalla clinica e adesso stiamo andando a prendere un altro certificato che prova gli avvelenamenti che vengono fatti, e mentre stiamo andando verso questa casa di questo volontario, praticamente come vedete io non do mai punti di riferimento, ci hanno chiamato dei volontari dicendo che hanno avvelenato dei cani, un branco di cani da una parte che noi conosciamo di Kiev, e questa cosa è stata rivendicata sul sito dei Dog Hunter. Addirittura i Dog Hunter sul loro sito hanno scritto che hanno ammazzato in questo periodo tantissimi animali e di questo ne vanno molto fieri, quindi hanno scritto praticamente come se per loro fosse una cosa di vanto continuare a uccidere questi animali. Avete visto che noi corriamo verso gli ospedali, ma purtroppo operano queste persone in altre parti della città e si vantano di ammazzare animali. Quindi eravamo da Ryan per una cosa bella, siamo corsi in ospedale per una cosa meno bella, e mentre siamo usciti, dopo essere usciti da questo ospedale, ci hanno chiamato per avvisarci che hanno ammazzato un altro branco in una parte che io non dico della città, e purtroppo nel sito di Dog Hunter questi si stanno vantando di aver ammazzato tanti animali in questo periodo e praticamente si stanno esaltando da soli, per loro questa, scrivono, è una grossa vittoria. Pazienza, noi andiamo avanti a salvare, a togliergli dalle braccia e dalle mani quello che riusciamo, a salvare quello che riusciamo, e vediamo di non dargli magari delle piccole soddisfazioni. Loro se ne prendono grosse soddisfazioni continuando ad uccidere, e io cerco di togliergli delle piccole soddisfazioni salvando dei cani come Boris, come Ryan, come Ciliegia, come Rigiulia, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la situazione, andiamo avanti così. Si va avanti comunque fino alla fine, come dicono i miei amici dell'ALF, Fronte di Brezzo Animali, si va avanti fino alla fine. E così deve essere. Allora, mi occupo di un'altra cosa, quindi faccio una cosa un pochino diversa dal solito oggi. Ho visto in questa clinica girando adesso Boris, l'hanno messo qua, così, perché lui ha bisogno di riposare. Perché deve riposare, intanto sentite un miagolio e quindi voglio fare un'altra cosa oggi. Guardate, eccolo qua. Allora, lui si chiama Barsik. Lui si chiama Barsik, è un gatto di 12 anni e praticamente cosa è successo? Le cose, vuole le coccole. Sì, Barsik, adesso ti parliamo di te. Praticamente cosa è successo? Che la proprietaria l'ha portato qua per farlo curare e hanno scoperto che ha il diabete. Quindi cosa ha fatto questa proprietaria? Praticamente ha detto: va bene, tenetelo qui, lo curate, poi passo a prenderlo. E come succede spesso, non è più passata. Quindi Barsik è rimasto qua, è restato in questa clinica ed è qui praticamente da quando l'ha lasciata la sua ex proprietaria. Adesso, scusate il termine, non è bello, però non posso dire l'amica. Quindi lui, io voglio mettere in adozione,
chi vuole, questo chiaramente è dipendente da insulina perché è diabetico, però chi volesse avere informazioni su Barsic mi contatti in pagina o comunque in privato o come messaggio eccetera, e guardate che occhioni che ha perché vuole uscire, non ce la fa più a stare dentro. E quindi chi lo vuole, chi lo volesse comunque adottare, io vediamo di mettere in adozione. Io ho parlato con la responsabile della clinica e sarebbe contenta se Varsic uscisse da questa gabbia, quindi fatevi avanti. Ho portato ciliegia, adesso porterò Ryan, magari per una volta posso portare in Italia un gattone come questo. Ripeto, Barsic ha il diabete, quindi è dipendente dall'insulina ed è per questo che è stato abbandonato dalla sua vecchia, dalla sua amica, tra virgolette, che lo gestiva, dalla sua proprietaria, insomma. Quindi scrivetemi un messaggio privato in pagina oppure scrivetemi una mail se volete adottare un gatto ucraino. E diamo un'altra vita a Barsi. Barsi comunque, ripeto, ha 12 anni ed è diabetico, quindi è dipendente da insulina. Chi vorrà adottare Barsic chiaramente si deve sempre rendere conto che io porto fuori e faccio adottare degli animali che hanno dei problemi, perché non voglio inutile portare randagi in Italia quando ci sono randagi italiani, romeni eccetera, l'Italia è già piena di randagi, però quelli che hanno delle storie particolari mi fa piacere dargli una mano e portarli fuori, come ciliegia, Ryan e come magari Barsic, che appunto è stato abbandonato perché è diabetico. Ok. Ciao. Ciao, ma cosa vuoi? Ma ti portiamo in Italia anche a te adesso.